Ed è qui con noi a Weekly, Roberta Morise, una nostra amica, ha girato tutta l'estate, benvenuta. che Ma grazie, ma sai che sì. mi emoziona sempre vedere quelle immagini lì. Che guarda come ride. Eh sì, guarda come ride e soprattutto guarda, guarda, guarda la luce negli occhi okay. che ha questa ragazza in questo momento, la... un'estate di grande Hai successo. Visto? Hai visto che l'ultima mossa del filmato, No. da Panterona però, possiamo ma dire. Che ma che uh. Panterona? Ma, ma sei andata proprio oltre. Ma guarda che guardavo Non ti preoccupare Adesso me lo porto portare. via Per quello sto ridendo Perché io so tutto Tranne che una panterona Anzi un po' goffa Mi viene da dire Non sono migliorata nel tempo Guarda in questo siamo molto simili Perché io pure sono Penso una delle donne più goffe d'Italia Guarda fare dei servizi fotografici con me È da, 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 da macchia Dovremmo perché... provare una volta a farne insieme Comunque dicevo Un'estate di grandi successi Con Tinto in giro Con Camper in viaggio Ci avete fatto sognare e Visitare dei luoghi meravigliosi ti ho anche un po' invidiato perché mentre noi eravamo a, così, a morire di caldo a Roma voi eravate in, in, in mari fresco da quelle azzurri parti azzurri, meravigliosi <ride> però il costume ti ho, ti ho visto più volte tuffarti Potevi da una barca potrei venire darmi una mano guarda avrei gradito molto perché è stata un'esperienza bellissima noi l'anno scorso abbiamo iniziato e dicevamo spesso in studio che la trasmissione camper è uno stato d'animo no? ma lo dicevamo ma non ci credevamo fino in fondo perché devi viverla e noi quest'anno abbiamo avuto la possibilità proprio di di prendere veramente la situazione in mano fare magica. un vero e proprio viaggio sì. ed è stato veramente e... intenso e bellissimo. Vedi quanto è carina parla sempre al plurale? Perché, sì. è come dire, il suo compagno di viaggio cioè proprio lo fa. Eh, ho capito, lo però stima. lei, lei... No, vedi? Solo, sì, perché... Ah, poi... solo perché non c'è, poi attualmente allora, siete uguali, <ride> ho Che rapporto hai con Tinto? Eh, mm. Mi emoziono un po', perché è, è veramente rarissimo trovare non un compagno di avventura, perché. Non, non, non ci si sceglie no, nel lavoro. No? Avere la fortuna di trovare un amico è la cosa più bella che possa capitare e lui per me è stato fondamentale. Eh, io ho pensato forse già del, nel, nelle prime due settimane di lavoro. Andare via perché era tutto troppo stressante, tutto troppo veloce, eh, anche lontano rispetto a quelle che erano le trasmissioni alle quali ero abituata. Perché è un programma, come avete potuto notare, completamente diverso. Se non ci fosse stato lui, io non avrei continuato. Eh, per me è stato Roccia, compagno di, di avventura perfetto. Eh, siamo. Complici ma diversissimi, quindi dove non arriva l'uno arriva l'altro insomma Beh è molto bello, bello sentire bello. le tue parole e, e leggere l'emozione, la commozione nei tuoi occhi Passiamo da questa commozione, da questa emozione ad un'altra che noi ti vogliamo regalare e rivivere con te oggi Perché tu sei una conduttrice ma sei anche una bravissima cantante E c'è un artista con cui tu hai duettato che è scomparso poche settimane fa e quindi riguardiamo questo filmato insieme Con molto piacere gli amori, doppi amori Amori ormai scopiati che non sanno stare insieme amore, al limite della follia Quelli che trovi e che non lasci più Gli amori a pezzi da gettare via Gli amori sono quasi tutti uguali. La differenza adesso. Che Arriva grande quasi difficoltà a guardare il nostro wall con queste immagini Roberta. Sì, faccio un po' fatica, poi io sono una sensibilone da questo punto di vista e poi sicuramente la scomparsa di un grande artista come Toto mi emoziona ancora di più, è stato uno dei momenti più toccanti dei migliori anni per quanto mi riguarda e, e poi io ho una difficoltà tra virgolette, quando canto non ho filtri, quindi tutto quello che, che mi emoziona... Eh, arriva diretto nel senso viene che sì, viene fuori. Eh, Voglio... Faccio un po' fatica a guardarle. Però Vogliamo visto, regalarti grazie. un altro momento che sicuramente ti riporterà ottimi ricordi. Sì, che in realtà non è un momento che possiamo, possiamo farti vedere, ma lo possiamo ricordare insieme a te, che è quello con Lucio Dalla. Un altro, Io l'ho visto sui tuoi social, spesso l'hai condiviso, condiviso con noi. Oh, abbiamo, ecco, ecco, abbiamo una foto. Che bello. E che momento, che momento è stato? Io ho notato, seguendoti, sì. che ogni tanto lo, lo, ri, lo ritiri fuori quel momento sì. lì. Perché mi regala un po' di serenità rivedere quei momenti, quella, quella gioia nei miei occhi. Io in quel momento, era il 2011 se non erro, ho anche pensato, in questo momento posso anche smettere di lavorare perché eh, ero assolutamente appagata, tutti i miei desideri più grandi si erano realizzati in quella in quella frazione di, di, di minuti. E lui è stato per me il mio più grande maestro, anche per quel breve momento. Eh, mi ricorda ancora la scena buffissima, eh, abbiamo fatto le prove poco prima dell'esibizione e io ero ovviamente emozionatissima Lui mi guarda da lontano, io non sapevo cosa dire, dico, oh Lucio, che piacere conoscerti. E lui mi guarda, non mi aveva mai visto in vita sua e dice, ah Roberto, il piacere è tutto mio. E mi comincia a cantare tenendomi la mano. Si ferma a metà esibizione e mi dice: Sai Roberto, io questo brano l'ho cantato con tutti. Tu ti racconta qualcosa È questa canzone era. Caruso? Ti racconta qualcosa, racconta qualcosa della tua vita perché l'emozione che mi stai regalando tu non me l'ha mai trasmessa nessuno. Ecco io ho detto: posso andare. posso andare? Grazie! Grazie. Posso qui. La, eh. mia, il mio lavoro può finire anche Beh. qui, sarei comunque contenta. Che bello, sì. che bel momento. Tra l'altro, tu canti da quando sei piccola. Io me canto? Ho scoperto da questo talento. In realtà, in maniera molto timida perché noi siamo una famiglia di. di mia sorella canta e la passione per il canto ce l'ha trasmessa il mio papà. Tua sorella che aspetta un bimbo? Sì. Eh, infatti. Sì, sì. Tantissimi sì. auguri. Diventerò tra poco, eh, arriverà finalmente in casa eh, Domenico, eh, una, una passione che ha trasmesso a noi proprio Domenico, mio papà Mimì, eh, lui è appassionato di canto e di musica, ma quella con la faccia tosta della famiglia è sempre stata mia sorella, io ero timidissima, sembrerà strano, ma ero molto timida, soprattutto per quanto riguarda il canto, quindi mi nascondevo sotto i tavoli, eh, non volevo mai cantare, l'unica cosa è che è riuscito, <ride> corrompendomi, diceva, quanto vuoi, yeah. quanto vuoi per cantare, no papà, no troppo. Ma quanto vuoi, ci siamo messi d'accordo e poi sono riuscita a cantare. Adesso facciamo un test sulla timidezza della Morise. Sì, okay, vai. Perché dalla passione per il canto, l'amore per la musica, voglio capire come sei messa invece in amore. Quello, punto e basta però. Amore ben... punto e basta. Sai che non ha Morise, superato il test comodi. timidezza. Venga. Allora. allora. Che, 12, che fase posso... è? Che fase è in modo generico, dai? Bellissima! Oh, <ride> e allora noi siamo molto contenti Ma per perché te. sono molto innamorata finalmente di me stessa, Mi so, sono ritornata a volermi bene. Quello allora, sì. posso dire che ogni sì. storia d'amore inizia partendo da sì. se stessi, per cui uno parte, eh, si, si parte da noi, si parte dall'amor proprio e poi si può amare qualcun altro, quindi sì. è già un ottimo punto di partenza.